Di ritorno dall'Oriente, l'esercito romano, vittorioso in Mesopotamia, portò con sé la terribile peste Antonina. Scoppiata attorno al 165, durerà un ventennio, portando morte in ogni angolo dell'impero. Oggi si crede in realtà che non fosse peste, ma addirittura vaiolo. L'impatto sull'impero premoderno e preindustriale devono essere stati catastrofici, considerando il basso tasso di natalità. Si narra che a far scoppiare la peste, diffusasi per mezzo delle vexillationes, ovvero reparti distaccati di legioni, ritornate a casa in tutto l'impero dopo la guerra, siano stati i magi caldei a Seleucia come affronto per aver dato fuoco alla città e al loro tempio, racconta l'istoria Augusta. Vi fu peraltro una peste di tale virulenza che per portar via i cadaveri si doveva ricorrere a carrozze e carri. In quell'occasione gli Antonini emanarono leggi severissime sulla sepoltura dei cadaveri e sulla costruzione dei sepolcri, sancendo tra l'altro il divieto che a chi che sia fosse consentito di costruire tombe nel luogo che volesse. Divieto che è in vigore tutt'oggi. La pestilenza fece molte migliaia di vittime, molte anche tra personaggi di alto rango, ai più illustri dei quali Antonino fece erigere statue. E tale era la sua clemenza che volle che i funerali della gente del popolo si facessero a spese dello Stato.